Bella ragazzi, vi voglio presentare oggi CryptoTab. Che cos'è CryptoTab? È praticamente un motore di ricerca che potete trovarlo benissimo sullo store di Google. Questo motore di ricerca vi permette, senza utilizzare la batteria nei dati mobili, di minare per minare Bitcoin, per generare insomma Satoshi. Come vedete, in poco tempo sono riuscito a fare una cifra considerevole. Questo l'ho fatto nel giro di 4 mesi più o meno, 3-4 mesi. Come funziona CryptoTab? Dovete mettere il potenziamento al massimo, addirittura c'è una versione Pro che vi costa 2,20 euro e ve la straconsiglio, in quanto vi decuplica la velocità che può ottenere il vostro cellulare alla velocità massima, che dovrebbe essere intorno ai 35-45, e allacciando anche la versione PC che vi farò vedere tra un po', potete riuscire ad arrivare, vediamo, adesso vi faccio vedere, con il PC collegato a una velocità di 1455 hash al secondo. Vi dico già che non è poco, 1455 si vanno a sommare a 480, quasi 2000 hash, senza toccare minimamente né batteria né connessione, e nel caso del PC nemmeno l'hardware. In questo caso io sono riuscito, come vi stavo dicendo, a generare 114.084 satoshi nel giro di 4 mesi, lasciando sempre il computer acceso, che il computer non scalda nulla, non consuma pochissima batteria. E avendo, adesso vi spiego anche come fare, 13 amici collegati, però come potete vedere gli affiliati, che qua vi dice, ho guadagnato solo 70 satoshi dagli affiliati. In questo caso mi stanno dicendo i miei amici che guadagnano più loro che voi, quindi in questo caso io vi passerei se volete, il mio link, ve lo lascio in descrizione. Così potete partire a una grande velocità, in quanto io sono anche membro Pro. E vi consiglierei dopo, se volete provare, di non utilizzare i portafogli virtuali in questo caso, ma di tenere il quanto più possibile, perché funziona. Se volete ritirare, come potete vedere, potete ritirare in qualsiasi momento, mettete l'indirizzo o del vostro portafoglio o del compratore, inserite il vostro importo, io consiglio sempre il massimo, si può ritirare da 1000 e paga nel giro di un'ora, quindi funziona benissimo. Io comunque consiglio di tenere il più possibile il quantitativo, e se volete venderlo al mercato, che vi lascio anche lì l'indirizzo, che vi pagano o con Postpay o con direttamente da indirizzo bancario. Allora, come guadagnare ancora di più, come andare ancora più veloce? Allora, come si può generare ancora più Satoshi? Come si può andare ancora più veloce? Vi spiega come fare. Clicchiamo il fulmine e vediamo. Aumenta il tuo reddito Bitcoin. Per aumentare la percentuale, ecco, segnala i tuoi amici condividendo il tuo link univoco. Io vi linko il mio, in quanto sono anche pro, e andrete più veloci. Però già vi dico, adesso torniamo vedete, ho 13 persone. Ti dà anche il vario livello, però di queste 13 persone in tutto questo tempo ho guadagnato solo 70 satoshi, che equivalgono neanche a un centesimo di dollaro. Invece io da solo, tra il computer e il cellulare, sono riuscito a fare, adesso col quotato al giorno d'oggi, 11 dollari da solo praticamente. Quindi, detto questo, quelli degli amici, se volete provare, se avete amici che ne dovete fare tanti a migliaia, io comunque vi consiglio, non tanto per guadagnare, ma per farvi partire almeno del 25-30% più veloce, di partire dal mio link, che come vedete vi ho già detto, non si guadagna granché, a meno che non sono 10 o 20.000 persone. In ogni caso, vi lascio anche una curiosità, se avete una curiosità, scusate, vi lascio anche un prossimo video che farò. Se voi seguite il mio link e state attivi, vi faccio vedere quanto si potrà guadagnare, quante persone avranno avuto accesso al link mio, avranno scaricato, saranno attive, e quanto, in quanto tempo, diamo
un tempo di 3 mesi più o meno dal momento che carico in questo video. Vediamo quante persone hanno fatto accesso con il link che lascio in descrizione e vi faccio vedere, senza toccare il programma, il CryptoTab, vi faccio vedere quanto ho guadagnato in questi 3 mesi solo con gli affiliati. Poi vi faccio vedere quanto ho fatto io invece minando tra computer e cellulare. Secondo metodo, condividi il tuo link personale, messaggistica, ok. Questo non ho capito tanto che cazzo vuol dire. Comunque, sempre la rete degli amici, rendendo Bitcoin, sì, vabbè. Comunque, il terzo metodo, allora, secondo, io il secondo, anche se qua mettono il 3, è quello che vi consiglio in assoluto. Anzi, il più performante. Per una performance di mining decisamente migliore, mantieni la finestra del browser attiva sullo schermo. Come fare? Andate a scaricarvi il CryptoTab Browser nel vostro PC Windows, anche se avete Windows ancora meglio, e dovete accedere, mi raccomando, con lo stesso link, lo stesso account, scusate, che avete fatto l'accesso con lo smartphone. Lo lasciate sempre la finestra sempre accesa. Loro poi consigliano, vediamo se l'avete qua in giù, no, non c'è, praticamente consigliano di, ecco, sì, usa il browser CryptoTab per le tue attività quotidiane. Il browser al momento fa un po' cagare, cioè non è come Google, non è veloce, preciso come Google, però ci assomiglia parecchio, insomma, si allaccia con tutti i vostri account, quelli di YouTube, volete mettere Facebook, Facebook, quanti più cose guardate, quante più finestre attivate, quanto più genera Bitcoin, ed è vero. Però ho visto che anche solo lasciando la finestra principale aperta e lasciando sempre il PC acceso, che veramente non vedrete, non si scalda, non consuma corrente, insomma, rimane praticamente al minimo. Potete spegnere lo schermo, metterlo che non vada mai in riposo. Comunque, solo quello arriverà a 1000-1500. Poi, se siete miei affiliati, 1500 li prendete di sicuro. Non c'entra nulla la velocità della connessione vostra, né tantomeno la potenza che può generare il computer, in quanto non va ad attaccare né alle risorse né alla velocità internet. Poi che altro? Niente, se potete, dovete riuscire sempre comunque questa applicazione a tenerla sempre in background. Se non potete tenerla attiva in background, ogni tanto richiamatela. Ora vi faccio vedere la versione del computer. Ed eccoci qui, ragazzi, con la versione browser. Praticamente al posto di Google viene sostituita con questa schermata, la CryptoTab. Ovvero, spero che non vengano visti i cazzi miei, un secondo, scusate. Questa sarebbe la schermata iniziale, che se noi tocchiamo questo pallino qua giallo in alto, verremo portati, teletrasportati in questa schermata che vi fa vedere in tempo reale quanto sta minando il PC e quanti più PC avete meglio, se ne avete più di uno, quanto avete calcolato finora estratta. Come vi avevo detto, calcola questo il PC e va a sommarsi con quello che state facendo nel cellulare, nello smartphone. Quello che ha fatto l'affiliato finora, 0,68, quello che ho fatto io, 10,40. Ne ho 13 comunque finora e tutto il resto, quello che vi stavo dicendo. Ok, più voi, in poche parole, andate su YouTube, Facebook, WhatsApp, lo utilizzate per i cazzi vostri, mandando email, più generate satoshi più velocemente. Ecco, questo è vero in parte, in parte. La cosa più veloce è avere più computer accesi, che non vi posso garantire che non si scalda un cazzo, tenere sempre questa schermata attiva, spegnere in questo caso il monitor e lasciare praticamente sempre col monitor spento. In questo caso lui continua a generare Satoshi, 1500, continua ad andare avanti. Facilissimo. Qui in alto invece viene segnalato quanti amici hanno il PC attivo. Beh, detto questo, ragazzi, se volete provare, questa finora è l'unica applicazione che vi regala Satoshi. Pochi, però sono regalati. Sono seri, nessuno vi sta truffando, funziona. Arrivate 1000, volete provare? Scaricatevi, fatevi un portafoglio virtuale come blockchain e provate a ritirare i bitcoin. Vedete che nel giro di un'ora, massimo 2 ore,
l'avrete nel vostro portafoglio.